ricordiamo che i telefoni sono sempre aperti a Tempo Radio, potete chiamare quando volete, il numero è lo 0376631709 e poi ci sono i numeri per SMS e messaggi WhatsApp, il 338 17 19 105, e poi siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio, su YouTube cercate Tempo Radio Live 6 dicembre. Allora, dunque, siamo al 6 dicembre, appunto, quindi ridendo e scherzando, tra cos'è, 19 giorni Natale, tra 18 la vigilia di Natale, non sembra. No, siamo pronti, noi siamo pronti. E già oggi c'è qualche cosa, anzi lo diciamo, se qualcuno vuole andare a festeggiare, mangiare, eccetera, eccetera, può andare a Poti. Cosa fate oggi? Beh, oggi facciamo una cosa molto leggera come alimentazione, c'è questa sagra di San Nicolò che si svolge in campagna presso un'azienda agricola che si chiama Pellizzer, e sostanzialmente da mangiare gli classici ossi, bolliti, cotechino, baccalà e un po' di musica e un piccolo spettacolo pirotecnico. È una sagrina che è storica, che fa un'associazione che si chiama Comitato Sagra San Gaetano e che è piacevole perché ti porta indietro nel tempo. Assolutamente, ma c'è una storia, non c'è. Allora, poniamo, vicino c'è il Veneto, San Nicolò è nel Veneto, è un po' il corrispettivo, credo, almeno della Santa Lucia, insomma, qua per la zona, insomma. Però... noi abbiamo una chiesetta che è intitolata San Nicolò e diciamo da una quindicina di anni celebriamo questo santo, facendo chiaramente la messa anche alla mattina. Che non è il vostro patrono, no, noi siamo un po' così, i patroni ne abbiamo un po' tanti, però insomma ci piace questo accordo. Il nostro patrono ufficiale è Sant'Antonio a gennaio, che festeggeremo naturalmente, e poi abbiamo San Gaetano che è il 7 agosto, facciamo una sagra paesana che è molto conosciuta, e ma poi si è inserito questo San Nicolò molto piacevolmente da una quindicina d'anni. Insomma, possiamo dire che i cittadini di Ponti non è che non possano non sapere a che santo votarsi, bene, ne hanno tre addirittura. Assolutamente, assolutamente. Quindi, insomma, va bene. E quindi c'è questa sagra, oggi, oggi, proprio sagra di San Nicolò. E poi parliamo del... Poi abbiamo il periodo natalizio, che insomma io devo ringraziare tutte le associazioni che si occupano per rendere piacevole questo periodo. Partiamo, con questo domenica 10 dicembre, dove alla Sala delle Colonne c'è sempre il ballo per gli anziani, e il martedì 12 sempre presso l'Associazione Culturale Castello a Sala delle Colonne arriva Santa Lucia per i bambini, che è una cosa storica anche questa, è una quindicina d'anni che viene fatta in collaborazione con l'Avis. Poi abbiamo domenica 16-17 dicembre appunto la magia del Natale, che all'interno di questa sala delle colonne molto caratteristica ci saranno banchetti e arriva Babbo Natale e laboratori per i bambini, yoga, insomma tante cose interessanti. Dopo abbiamo questo 17 dicembre dove facciamo la festa degli anziani tutti insieme, e poi direi che possiamo parlare tranquillamente dei mercatini che farà la Proloco il 24 dicembre. Tra l'altro arriva Babbo Natale che poi è San Nicola, quindi sono sempre lì, insomma, visto che poi insomma c'è un qualche cosa. Allora, quindi un bel calendario obiettivamente, ma che cosa, per esempio, mi diceva, possiamo rivelare anche prima fuori onda, laboratori per i più piccoli, cioè che cosa fate? Sì, è bella questa cosa perché appunto questa associazione si mette a disposizione appunto delle famiglie facendo dei laboratori di costruzioni magari in terracotta, in cose di legno e appunto coinvolgono l'utente piccolo, il bambino, che sicuramente è importante da questo punto di vista, perciò la manualità è una caratteristica di questa giornata che fa appunto l'associazione Il Castello. Dopo andiamo anche nell'inizio 2018, ma insomma sul sito del comune trovate tutti gli aggiornamenti delle date. Ma possono venire i papà, perché siccome si divertono di più i bambini quando fanno queste... Sì, ma è meglio che vengano anche le mamme. Anche le mamme, benissimo. Stavo guardando un messaggio, dice: viva le ragazze che fanno sempre la danza. Che danza fanno? Guardate, a Ponti abbiamo un'associazione, cioè un gruppo di danza, adesso non so il riferimento di questa domanda, però sì, a Ponti c'è
questo aspetto. Guardi, allora associo al messaggio che ho appena letto. C'è un messaggio che dice: ciao Giorgio, ci sei alla presentazione in cantina del Brut Que Bel? Vabbè, Mario fa il gioco di parole, comunque, dello spumante. Beh, adesso non mi ricordo la data, ma se me la fanno sapere sicuramente associo io... Perché, sa perché? Perché c'è un ascoltatore che periodicamente propone al presidente della cantina di Colli Morenici, che si trova appunto sul Micio, propone di fare le ragazze che pigiano l'uva, insomma, quindi ecco, l'ho associata alle ragazze che danzano a questo punto. Ecco, capito. Va bene, insomma, pigiatura all'antica, insomma, da parte delle ragazze. Altre iniziative natalizie? Beh, dopo c'è anche un aperitivo alla vigilia di Natale, dopo sempre la sala delle colonne alle ore 18, il 24, ripeto, i mercatini della Proloco il 24 dicembre in piazza. Poi abbiamo anche dopo la messa di mezzanotte l'Avis che fa il classico brulè, perciò tutti si trovano in piazza a bere insieme dopo la messa di Natale, e il 31 dicembre c'è la cena di Natale appunto l'Associazione Culturale Il Castello. Dopo andiamo verso il 5 gennaio dove arriva si brucia il classico Buriel nella Befana, insomma, facciamo anche questo. E si brucia il vecchio anno, poi la simbologia. Non si può bloccare Piazza Parolini sempre, ora anche il mercatino di Natale non si circola più, dice un messaggio. Vabbè, sì. Chiaramente è un disagio che si crea quando ci sono queste manifestazioni, però insomma, voglio dire, il paese deve rimanere animato e noi crediamo che sia importante mantenerlo animato, perché vuol dire socialità, vuol dire stare insieme, e c'è bisogno di stare insieme. Certo, assolutamente. Anni fa si citava la favola di Ebenezer Scrooge, che non festeggiava a finire che il Natale per lui non esiste più, tanto per intendere, quell'anziano tirchio, no? Che è un classico, lo vedremo, un cartone animato sicuramente ci capiterà su qualche canale anche quest'anno. Questo noi non lo vogliamo, lo vogliamo evitare. Ecco, no, è importante festeggiare per questo, proprio perché altrimenti non... Comunque chiedo ai residenti della piazza di portare un attimo di pazienza e comprendere questo momento. Allora, c'è una proposta qua, dice: sindaco, ho sentito che a Volta Mantovana si fanno la cena con Delitto in costume eccetera, noi non potremmo fare serate danzanti stile Austria? Beh, voi avete forte... Sì, noi potrebbero, beh, se ci sono delle proposte in tal senso noi le valutiamo sempre positivamente, e Forte Ardieti è una classica location, per usare un termine così e non italiano, purtroppo ho sbagliato, un classico luogo è meglio, dove è possibile fare queste cose. Tra l'altro viene molto usato da associazioni di giochi di ruolo, perciò voglio dire, credo che si potrebbe sicuramente ipotizzare. Poi un saluto a chi scrive "sì, sono io magari", saluto chi ha mandato questo messaggio, benissimo, è arrivato qua, proprio ultimissimo arrivato. Volevo chiedere, a proposito, visto che abbiamo parlato di Forte Ardieti, c'è un bando, qualcosa, possiamo bastire il discorso, poi lo vediamo meglio nella seconda parte? Sì, in questi giorni proprio sul nostro sito viene bandita appunto la ristrutturazione della parte esterna attraverso l'Agenzia del Demanio. Quindi appunto c'è questa cosa, probabilmente ci sono io per la pigiatura, era il messaggio per questo, quindi saltiamo un po' di pollo in frasca. Facciamo una cosa, di Forte Ardieti ne parliamo tra un paio di minuti, ci fermiamo con il sindaco di Ponti sul Mincio Giorgio Rebuschi, ci troviamo tra un paio di minuti, arriviamo. A Carpenedolo, dall'8 al 10 dicembre arriva la 13ª edizione della Fiera del Torrone. Prodotti tipici dolciari, agroalimentari, enogastronomici per una festa ricca di sapori, arte, cultura e fantasia. Tutti i giorni pista di pattinaggio. Quel messaggio appunto che avevamo letto sulle possibili serate danzanti da fare, appunto proprio ha precisato l'ascoltatore, proprio dentro a Forte Ardieti appunto. Noi ci siamo, mi venga a trovare e concordiamo. Adesso bisogna sistemare, vediamo appunto, c'è questo bando. Sì, cioè, questo bando però non riguarda la parte storica, riguarda la parte esterna di Forte Ardieti, dove l'Agenzia del Demanio ci ha inserito in questo percorso, in questi percorsi e cammini che sono bandi a livello nazionale di riutilizzo di strutture non utilizzate ai fini, diciamo così, della promozione del territorio. E il bando è partito proprio ieri, molto interessante, e si è alla ricerca di un privato che faccia un investimento ricettivo nella parte esterna, recuperando una struttura fatiscente
parte dei militari quando appunto gestivano Forte Ardietti. Devo precisare che comunque è tutto una regia amministrativa, nel senso che l'intervento dopo 50 anni deve tornare al comune, insomma, e noi a questo serve per riqualificare la zona e per avere un'entrata economica che possa permetterci di intervenire nella parte storica di Forte Ardietti. È rotondo, vero? Forte sì, Ardietti. È rotondo. La testimonianza storica è quando i cannoni sparavano palle di cannone. Esatto, insomma. Poi ci sono tre caponiere che sono la parte più esterna come zona difensiva, ed è una struttura, ripeto, molto bella, che però, vi faccio un esempio, ha bisogno di... è assolutamente visitabile, abbiamo appena rifatto l'impianto elettrico, e però insomma per essere messo, come dire, a regola d'arte c'è bisogno di interventi intorno ai 2 milioni di euro, ecco. Perciò abbiamo bisogno di trovare fondi. Certo. Allora, saluto chi scrive anche: servirebbe assistenza domiciliare per anziani, sindaco lo dica alla Fondazione San Pellegrino. Vabbè. Quindi saluto anche chi l'ha dato questo. La Fondazione San Pellegrino si occupa di questi cose, so che c'è un bando che appunto finanzia associazioni per l'aiuto. Poi salve Rebuschi, non vedo l'ora, ci siano le serate danzanti, grazie perché pensa anche a noi veci, dice un messaggio. Grazie, fa piacere. Quindi avete serate per... abbiamo delle domeniche pomeriggio e tra cui appunto domenica 10, dove facciamo musica per le persone, ballo liscio, ballo liscio, ma con la l'obiettivo di far incontrare le persone. Allora, vediamo, poi chiedono anche se avete bandi per assunzioni o cose di questo tipo, credo comunque lì andate a vedere sì, sul sito dell'Unione Castelli Morenici, perché noi siamo in Unione e lì potete verificare queste cose, ci sono anche questi aspetti di assunzione. Vorrei chiedere, adesso daremo voce ad altri ascoltatori che stanno mandando messaggi, continuiamo a mandarli, poi diamo voce loro. Vorrei chiedere adesso qualcosa di amministrativo, anche bilancio di previsione, eccetera. Sì, lo stiamo redigendo, il bilancio di previsione del comune e dell'unione, sta facendo un grosso lavoro l'ufficio ragioneria e credo che posso tranquillamente dire una notizia per i cittadini punti molto, molto importante, che non saranno assolutamente aumentate le tasse e soprattutto saremo uno dei pochissimi comuni in provincia di Mantova, mi pare 5 ce ne siano, che non applica l'addizionale IRPEF e continueremo a non applicarla, questo è importante perché va su tutti i redditi, e poi non introdurremo la tassa per il soggiorno, che è una tassa che appunto è possibile introdurre, insomma ce la facciamo a far quadrare il bilancio con questa assenza delle tasse, che credo che sia importante. Le posso chiedere un parere, un momentino, però apriamo una parentesi, un suo parere sulla tassa di soggiorno, perché l'ho pagata anch'io, per esempio sono andato in ferie l'estate scorsa, sono andato al mare e ho pagato 1,50 euro, adesso mi ricordo, i tassi di soggiorno. Uno dice vabbè, è poco, sì è vero, è poco, però mi fa un po' sorridere perché il figlio del titolare del campeggio dove sono andato veniva sul lago di Garda in vacanza, sì, dove avrà pagato magari a tassa di soggiorno, cioè io pago la tassa a te, tu la paghi a me, l'altro la paga a Tizio, Tizio la paga all'altro, Caio la paga a Sempronio, Sempronio la paga, cioè alla fin fine tutto rimane uguale. Tutto rimane uguale, non è così, perché noi non l'applichiamo. Quindi andiamo in vacanza a Ponti. No, devo dire che il turismo a Ponti sta lavorando molto bene, gli agriturismi sono sempre pieni. Noi abbiamo fatto questa scelta di non applicarla. È chiaro che una tassa non è mai positiva, però le tasse sono utili per fare i servizi, è inutile nasconderlo, però credo che l'obiettivo di un amministratore sia quello di tassare il meno possibile i cittadini, e quest'anno ci siamo riusciti e speriamo di poter continuare a farlo. Devo essere anche, come dire, intellettualmente onesto, e insomma non è che siamo sempre sicuri di non poterla applicare, però noi facciamo in modo, finché ci riusciamo, di non applicarla. Certo, anche se ovviamente non sarebbe sui cittadini dei ponti, ma sarebbe su appunto i turisti. Certo, è vero, è vero. È vero. Oddio, venisse la Merkel però una tassona... questa frae anche un po' il tina. Allora, no, grande statista, voglia, ma insomma non ci vuole molto. Infatti, no,
lei fa il suo dovere, cioè lavora per la Germania, obiettivamente. Sì, dovremmo avere degli statisti come lei, insomma. Per l'Italia, ovviamente. Vi fanno i complimenti perché lottate contro il gioco d'azzardo, questo è un messaggio che è arrivato. Spazio disabilità, anche qua c'è un lungo discorso di Ivan sulla sanità lombarda, sulla sanità veneta, eccetera, però vabbè, voi siete in provincia di Mantova, quindi... E dobbiamo andare. Ovviamente. Poi, ancora, vediamo... Serve una posizione forte per la Tononi, dice un messaggio che non capisco se Beh, penso si riferisca alla Tononi, che mi ricorda io è la vecchia discarica di Monzambano, ecco. Sì. Adesso non sono aggiornato, ma poi Ponti sul Mincio versa allo Stato 13 milioni di euro e non sono capaci di asfaltare tre strade, è una vergogna, ovviamente non so prendere con Ponti, ma probabilmente con la provincia, probabilmente che è la responsabile. Beh, insomma, sulla provinciale effettivamente ci sono bisogno di interventi e quest'anno non riusciamo a farli, abbiamo un po' di abbiamo, come dire, una capacità economica di circa 20.000 euro in 30 per appunto sistemazione stradale che facciamo per il comune, però non nascondo che il prossimo anno uno degli obiettivi è appunto di riuscire a mettere le mani sulla strada provinciale, insomma. Certo. Poi un messaggio dice: a Ponti si trova un autovelox in salita e non in discesa, dice Simone. Beh, insomma, meglio che sia in salita che in discesa, perché la discesa aiuta la velocità, in salita insomma. Quei multivelox in discesa hanno fotografato spesso molti ciclisti, ma questo non appunto, è successo in altre occasioni, un'ambulanza, una volta hanno fotografato che stava correndo a prendere un ferito, eccetera. Allora, vediamo, altri messaggi, no biogas anche, dice il messaggio. Beh, noi di questi problemi con biogas non abbiamo. Allora, poi... Per fortuna. Si aggiorna il sindaco lo spettro della discarica Tononi, si aggira ancora per Monzambano, dice un messaggio, un ascoltatore. Insomma, quando ci saranno dati da poter valutare, insomma, valuteremo, ma comunque è una competenza del comune di Monzambano, della provincia e della regione, e spetta loro a affrontare la situazione. E poi c'è un brutto incrocio da sistemare per la centrale anche. Sì, effettivamente lì succedono parecchi, cioè parecchi, abbastanza incidenti, è un incrocio degli anni 60 e visibile, però la provinciale è molto trafficata, è un incrocio che appunto quando si svolta a sinistra c'è una discesa e la gente purtroppo li corre perché è uscita dal paese. Poi ancora c'è un messaggio che dice la TAV è un dramma. Possiamo parlare anche di questo, perché Ponti sul Mincio è uno dei comuni appunto della zona che saranno interessati dal passaggio del treno veloce. Treno alta sì, velocità. Sì, sì, noi siamo interessati non tanto dal passaggio, ma dalla situazione dei cantieri. Ecco, è molto, molto difficile. Noi abbiamo affrontato questo tema anche in modo molto aperto con gli incontri pubblici dei giovedì sera che abbiamo fatto sui temi più importanti del comune, che sono andati molto bene. E la TAV noi la stiamo affrontando da tempo facendo un lavoro di coinvolgimento con i comuni veronesi e che è stato molto importante, un coordinamento molto importante, ma detto questo abbiamo dato un parere negativo sulla TAV motivato da uno studio che certificava oppure motivava in modo tecnico la possibilità di riutilizzare il potenziamento dell'attuale Milano-Venezia, ma i ministeri non hanno mai accolto questa ipotesi, proprio sempre respinta in modo netto. È chiaro che a un certo punto noi gruppi di sindaci abbiamo dovuto, siamo amministratori, dobbiamo tutelare al massimo come dire, la comunità, abbiamo dovuto affrontare la realtà prendendo atto che questa ferrovia, questo treno ad alta velocità viene fatto, perciò abbiamo iniziato a ragionare su ottenere, diciamo così, ad esempio i cantieri fatti in modo che abbiano un impatto il meno possibile sul comune, insomma. E questo ritengo che insomma sia il nostro obiettivo, cioè ragionare sui dati di fatto, piaccia o no è una struttura che fanno, allora noi è meglio che la gestiamo in modo cauto e in tutela del cittadino. Certo, ovviamente, dopo vabbè ognuno
tragga le conclusioni che vuole, però appunto il compito dell'amministratore è, sì, visto che si fa, sì, cerchiamo di limitare, insomma, sì, i danni. Adesso, se posso intervenire, è stato sollevato il tema delle falde acquifere dai comitati in ottava, sì, dell'Alto Mantovano, sono... sì, sì, e sostanzialmente noi è un tema che comunque abbiamo affrontato tutti i nostri atti amministrativi, i nostri pareri, e dove appunto abbiamo sempre messo in evidenza tra i primi posti, se non al primo posto, il tema delle falde acquifere, perché chiaramente il lago alimenta da un punto di vista idrogeologico, certo, anche l'Alto Mantovano, e siamo in attesa tuttora di risposte molto precise, ma che sono fermo ad ottenere da parte dei progettisti, della TAV. Esatto, anche perché lì si parla dell'acqua potabile che esce dai rubinetti, proprio, quindi non è che sull'acqua non si scherza, non si scherza, deve essere precisi, infatti vorrò proprio vedere in modo chiaro come viene tutelata questa risorsa. Allora, c'è anche un messaggio a favore, perché dice: i nostalgici di sinistra sono contro il progresso, poi piangono se ci impiegano ore per viaggiare. Però vero è che la ferrovia storica, la Milano-Venezia, è una delle poche ferrovie in Italia che ha già le rotaie lunghe. Non fai il classico tutun, tanto per intenderci, era, sì, già prevista ancora negli anni '80. Ma noi, ripeto, con questo parere, con questo studio tecnico che motivava la possibilità di potenziarla, abbiamo fatto un atto amministrativo molto serio, cioè abbiamo detto al governo che sta progettando: spiegaci, noi ti diciamo che si può fare il potenziamento, spiegaci in modo tecnico perché eventualmente non si possa fare, e allora magari, come dire, ce lo spieghi e ce lo fai capire, e si può anche cambiare idea. Però il punto è che questa risposta tecnica il Ministero non ce l'ha mai data, ce l'ha sempre data attraverso gli incontri che abbiamo fatto, che dicendo che non era all'ordine del giorno il potenziamento della Milano-Venezia. Ma non essere all'ordine del giorno e spiegare perché non si faccia non è la stessa cosa. Assolutamente. Allora, Rebuschi è un bravo sindaco, è arrivato anche questo messaggio, quindi siamo, grazie, in chiusura. Noi ringraziamo moltissimo Giorgio Rebuschi, primo cittadino di Ponte sul Mincio, grazie. Buon Natale, allora. A Natale e auguri a tutti voi. Quindi appuntamento intanto oggi per la sagra di San Nicolò e poi tutto il resto. E dopo vi aspetto a Ponti. Grazie.